Ciao a tutti ragazzi, io sono Simone Mapau e oggi eccoci qui tornati su One Piece Treasure Cruise, questa volta per andare a vedere Cracker Ride. Allora ragazzi, il primissimo stage purtroppo mi ero dimenticato di cominciare a registrare. Comunque, al solito, prendete pochi danni e lo stage 1 è il più facile, per cui non ho ritenuto fosse necessario ripetere di nuovo la registrazione. Praticamente il primo turno vedete di prendere pochissimi danni, fate fuori la gente entro i tempi e poi passate al turno 2. Il turno 2, ragazzi, dovete stare molto molto attenti perché tutti e tre i mobini saranno davvero delle rotture di scatole, in particolar modo il Banana Croc e il Sandora Dragon saranno davvero delle rotture di scatole. Quindi pensate a far fuori prima loro e poi fate fuori i dugonghi e poi piano piano, secondo le vostre necessità, le tartarughe e l'aragosta. Non c'è bisogno di particolari abilità nel farle fuori, quindi è inutile che stia qui a dirvi chissà che cosa. Cercate di arrivare a Cracker con più salute possibile. Ah, ragazzi, una cosa che riguarda principalmente i socket e i CC. Allora, dovete sapere che in questo team è abbastanza, diciamo che è consigliabile avere il damage reduction al massimo. In questo video io non ho il damage reduction al massimo, però ve lo consiglio per non arrivare troppo risicati al danno, alla salute. E ho i CC di cura su di recovery su Cavendish. Inoltre ho Akainu quasi in limit break al massimo, non è ancora al massimo, però è in limit break fino al tredicesimo orb, mi sembra, quindi è abbastanza avanti. Detto questo, ragazzi, il funzionamento del team è abbastanza semplice. Andate puliti puliti senza che ci sia nessun problema fino al quarto stage. Anche se la scimmia vi dovesse mettere il boost di orb per 9 turni, come è successo a me, con questo team non dovreste avere nessun problema perché con Cavendish eventualmente lo eliminate. Ma no, a parte questo, il boost di orb vi durerà comunque il quantitativo di tempo che servirà per far fuori Cracker, quindi arriva il Cracker dello stage 4, quindi non vi preoccupate. Allora, se non volete arrivare troppo risicati al danno, oppure avete preso un po' di danno, avete paura di non arrivare del tutto, eccetera, potete tranquillamente cercare orb di carne in questo stage. Non è necessario perché voi ci arrivate comunque con la vita, se arrivate con questo quantitativo, sia di heal che di salute massima, quindi dovreste tranquillamente arrivarci. Però nel dubbio, ragazzi, se non, diciamo, vi sentite più sicuri, potete cercare orb di carne e curarvi. Avete 7 turni, normalmente vi dovrebbe bastare un orb di carne, lì già siete più che contenti della cosa, però sappiate che ci arrivate con la vita, davvero ci arrivate. Io, per farvi vedere che ci arrivate, non ho preso nessun orb di carne. Mi sembra che non li abbia nemmeno cercati. Comunque, non ho preso nessun orb di carne per farvi vedere che voi con la vita ci arrivate tranquillamente. C'è da dire che Cavendish, arrivati sotto una certa soglia di punti vita, avrà pure il pinch healing. Quindi, facendo i perfect su di lui, avrete possibilità di curarvi ancora di più, come vedete che sto facendo io. Quindi, fate così. Stallate, vi curate, eccetera. Anche perché i primi 2 turni avrete il limite di special a 2, potete utilizzare solo 2 special, e questo è molto male per questo team. Semplicemente stallate i turni necessari. E una volta finito, diciamo, il silence sui vostri 2 personaggi principali, lui attiverà il damage threshold. A quel punto attiviamo Caribou. Ma attivando l'attack boost, lui ci annullerà ogni attack boost. Non c'è problema, attiviamo Akainu, ci facciamo gli orb rossi. E a quel punto, ragazzi, non è altro che farlo fuori. Vi consiglio di andare a vedere sul calculator i consigli riguardanti l'ordine di attacco, in maniera tale che riusciate ad essere sicuri di arrivare al danno giusto. Comunque, non dovrebbe essere difficile, dato che dovete fare circa 400.000 punti vita di danno. Poi coso Doflamingo li raddoppia pure. C'è da dire che hanno scudi, robe, eccetera. Comunque,
riuscite molto più di quanto non sembri. Allora, a questo punto, prima di attivare Doflamingo, attivate Cavendish in maniera tale che gli orb di recovery e i tandem si trasformino in positivi, perché l'effetto dei biscotti è che vi renderà negativi tandem e recovery. Una volta che li farete fuori, questo effetto svanirà. Quindi approfittate attivando prima Cavendish, attivate Doflamingo, attivate Bellamy che vi renderà gli Intel e gli Psy Matching, che sono gli unici due orb che avete fuori a questo punto, e poi niente ragazzi, sostanzialmente è solo questione di portare a casa la propria copia di Cracker. Quindi facile facile ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi come al solito ci ribecchiamo ad un prossimo video.